esclude la ristrutturazione totale del debito greco e annuncia che deciderà se concedere ulteriore aiuto entro la fine di giugno. L'euro sale al massimo di 3 settimane contro il dollaro, il mercato azionario è in rialzo con l'Asia che pareggia la maggiore perdita mensile dell'anno. Il futuro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sottolinea l'aumento dei rischi inflazionistici e conferma l'attenzione alla stabilità dei prezzi. In Italia diminuisce sia la disoccupazione che l'occupazione ad aprile. Collegamento internet da Lugano, Roberto Malnati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buona giornata. Apriamo ancora con la Grecia. Allora, i leaders dell'Unione Europea decideranno su un ulteriore aiuto alla Grecia entro la fine del mese prossimo, ma escludono fin da ora una ristrutturazione totale. No, una ristrutturazione totale del debito greco. Questo quanto dice Jean-Claude Juncker, il capo del gruppo dei ministri finanziari della zona euro ed è anche il primo ministro del Lussemburgo. Ripeto ancora che gli ispettori dell'Europa, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Europea, rivedranno i progressi fatti dalla Grecia nell'incontrare i termini del salvataggio concesso lo scorso anno di 110 miliardi di euro appunto nei prossimi giorni. Questa la loro decisione sarà ovviamente molto importante per le decisioni prossime appunto sulla concessione di ulteriori aiuti. È bello vedere come la stessa cosa cambi nome e sembra che abbia un appeal differente, cioè quindi chiamare default è brutto, chiamiamolo ristrutturazione totale, ristrutturazione parziale, la realtà è che non è cambiato nulla negli ultimi giorni, cioè si sapeva esattamente che un compromesso sarebbe stato portato di fronte al mercato proprio per evitare che le banche francesi in primis, le banche tedesche poi come seconde e tutti gli emittenti di CDS finissero in un grande purgatorio greco, quindi non è successo nulla, tanto rumore per niente, vedremo nei prossimi giorni che cosa succede, la realtà è che la Grecia non ha ancora presentato un piano di rientro possibile e probabilmente non riuscirà nemmeno a presentarlo. Il lato positivo non è che così si evita uno shock al mercato, tutto sommato il mercato sta apprezzando quanto arriva appunto dall'Unione Europea nei confronti della Grecia. Allora, il mercato oggi ha secondato in maniera addirittura eccessiva e io non sono nient'altro che felice perché per la prima volta anche l'Asia, che nelle settimane scorse scendeva perché la Grecia stava andando in fallimento, oggi è salita l'Asia e guarda che fa veramente ridere vedere la Cina fare più 2 perché la Grecia è salva. Vabbè, comunque i mercati sono completamente collegati da questo spirito comune, prima di devastazione e poi di resurrezione, oggi è il giorno della resurrezione, domani non si sa. Comunque, tornando al punto della Grecia, non è successo niente, ma l'Asia era stata veramente venduta troppo nelle settimane precedenti, quindi è rimbalzata bene, il petrolio è tornato sopra i 100, di nuovo sta tornando attenzione sui produttori petroliferi, di nuovo le banche sono comprate, l'indice di Hong Kong che è fortemente pesato sul titolo HSBC, che è il titolo che pesa di più, è salito sulla forza delle banche, c'era veramente bisogno di un giorno di serenità, c'è stato e va bene così. Passiamo rapidamente anche dai un paio di grafici valutari, il primo è l'euro che appunto sale fino al massimo delle ultime 3 settimane nel rapporto con il dollaro. In questo periodo questo è un segno di salute del mercato generalmente. E noi vediamo questa correlazione diretta che c'è fra l'andamento di euro-dollaro e l'andamento della borsa che ormai da qualche tempo accompagna i mercati, quindi è più facile pensare che l'euro oggi sia diventato una sorta di carry trade, insomma, no? mi fa quasi sorridere dirlo, ma quando i mercati salgono si prendono in prestito gli euro, si compra e poi si vende,
È difficile veramente trovare delle spiegazioni ragionevoli a questi movimenti, mentre io credo che l'unico movimento ragionevole della giornata sia stato il cedimento dello yen, con ancora dei dati che arrivano dal Giappone molto critici e con la necessità per il Giappone di avere una valuta più debole. Ecco, qui questo credo che sia l'unico elemento commentabile che il mercato offra oggi. Il Giappone ha veramente bisogno di uno yen più debole. Fra l'altro è arrivato anche Moody's Investors Service, che ha messo sotto revisione la valutazione sulla capacità creditizia del Giappone. Insomma, il Giappone potrebbe subire un declassamento della sua valutazione creditizia. Alla base di tutto ci sarebbe l'inefficienza politica anche in questo caso. Sì, ci sarebbe innanzitutto l'incapacità di reagire in maniera strutturata ad un evento che era noto e possibile come un terremoto pur di queste dimensioni, con l'incapacità per il Giappone di far fronte a quelle che erano le promesse di consegna di prodotti semilavorati che necessitavano per altre aziende internazionali, e quindi in questo caso la mancata consegna incide fortemente anche sul merito creditizio delle aziende giapponesi. Poi ci sono stati anche elementi di grande impatto mediatico, come il furto dei dati della Sony a livello internazionale, che richiederanno veramente dei pagamenti assicurativi molto elevati, e in più, voglio dire, le aziende giapponesi non sono ancora riuscite a risollevarsi dal terremoto con una grid energetico ancora fortemente in difficoltà e con molte centrali atomiche che non verranno riaccese in assenza di diverse fonti di energia. Non dimentichiamoci che il Giappone è un'isola, quindi non è collegata come l'Europa, quando un paese è in crisi va a prendere energia dagli altri vicini. Ha bisogno di rivedere molto, e la politica è stata è da molto tempo che è assente in Giappone. Vogliamo commentare anche rapidamente l'uscita della Russia, che appunto termina il divieto di esportazione del grano, e il grano crolla, il prezzo del grano cala del 4,4%. La Russia ha preso la decisione perché appunto in America ci sono state le inondazioni, in Europa la siccità, e dunque alimenta il mercato con le proprie esportazioni. Una volta era il secondo esportatore mondiale di grano la Russia. Allora, il divieto che c'era prima era finto, lo sai anche tu, no? Quindi era un finto divieto che serviva per evitare un matching tra quelli che erano i contratti derivati e quello che era la consegna fisica, che non è mai venuta meno. Insomma, se tu vai a prendere una qualsiasi azienda italiana, vedi che il grano russo ha continuato a riceverlo anche in presenza di non esportazioni. Detto questo, non è la prima la Russia, non sarà l'ultima, che interviene in maniera nominale, non sostanziale, lo ha fatto anche la Cina con il riso, per impedire speculazioni che contagiano il prezzo di una materia prima con il prezzo dei derivati. Ormai è sempre più frequente lo scollamento fra il prezzo del derivato, per il cotone per esempio, che aveva raggiunto dei livelli insostenibili, e il prezzo della materia prima reale fatta con contratti di lungo periodo. Quindi si tende oggi ad avere contratti in local currency, quindi non più in dollari ma in divise locali, verso la divisa locale del paese compratore, che è sempre più la Cina di solito, saltando il mercato dei derivati. Quindi quando si dice io chiudo l'esportazione, vuol dire non pensate di farci salire i prezzi interni con il giochino dei vostri derivati, perché vi state sbagliando. È un po' questo il meccanismo. I rischi inflazionistici stanno aumentando e la politica monetaria della Banca Centrale Europea rimane accomodante. E questo è quello che dice il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e prossimo presidente della Banca Centrale Europea. Il rischio di inflazione sta aumentando, dice Draghi appunto in un discorso alla Banca d'Italia, all'incontro annuale a Roma. C'è un grande bisogno di procedere con una normalizzazione della politica monetaria, tale da prevenire aspettative di inflazione più alta. Questo appunto un discorso del Presidente della Banca Centrale Europea, che dice attenzione che i tassi saranno rialzati.
Io non lo so se il discorso è proprio quello, attenzione che i tassi saranno rialzati. Beh, normalizzare la politica monetaria rimane accomodante, quindi vuol dire che ancora i tassi sono bassi, che hai intenzione di normalizzarla. Vuol dire che... ma sai, guarda che normalizzazione ha effettuato il Chicago Board of Trade quando ha aumentato i requisiti, cioè la normalizzazione del mercato non passa solo dal rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi è un po', come dire, una medicina indiscriminata. Cioè ci sono altre cose molto più sottili, possiamo parlare di intervento sui mercati derivati e di intervento soprattutto sul mercato delle materie prime derivate. Quindi diciamo che l'unione fra la BCE diciamo una serie di soggetti finanziari che potrebbero venire puniti laddove venissero pescati a speculare sulle materie prime, potrebbe essere questo ciò che non è stato detto ma che è stato fatto intendere. Cioè, tra le righe non c'è solo l'aumento dei tassi che può essere minacciato, ma una stretta del mercato dei derivati e soprattutto una regolamentazione più ferrea degli hedge fund che è sempre stata presentata e mai effettuata. In ogni caso i dati che sono arrivati dall'Inghilterra sull'inflazione reale dicono che l'inflazione è un problema che esiste, vero, tangibile, reale. Tu ritieni che dovrebbero esserci regole più ferree per i derivati, ad esempio, che ieri sono stati presi a ragione da Mark Mobius, famoso investitore Templeton Asset Management, per quella che lui dice la nuova crisi dietro l'angolo. Cioè, la crisi dietro l'angolo, una delle ragioni è perché appunto i derivati continuano a crescere e le banche sono più grandi di quelle che erano. Assolutamente sì, io distingo tra due tipi di derivati. Allora, i derivati quotati sono a somma zero, quindi non importa che dimensione hanno, vengono scambiati tra i partecipanti su un mercato noto. Quindi quelli che fanno, non so, il derivato sullo Stoxx, parte la nuova scadenza, il primo che vende deve trovarne un altro che compra, quindi la somma finale è zero. Ci sono tutta un'altra serie di derivati, fra cui ce ne possiamo mettere anche, soprattutto tanti sull'assicurazione del merito creditizio, che sfuggono a questi mercati regolamentati, dove il sottostante è un sottostante gigantesco. Capisci? Il sottostante non è più una borsa o un indice, ma è per esempio il fallimento di un paese, quindi sono derivati che sono delle sorte di profezie autoavveranti, no? Come quando il CDS, anche questo è un derivato, quindi quando tu dici il derivato, il CDS su questo paese è aumentato, è raddoppiato, ecco che stai già dando un destino al paese. Ecco, questa serie di derivati vanno assolutamente regolamentati. È da tempo che lo si dice, ma gli interessi sono talmente giganti per cui dovrà arrivare, come dice Mark Mobius, un altro evento straordinario perché la mannaia cali anche su quelli, se mai riuscirà a calare. Il valore dei derivati al mondo è più grande del PIL mondiale in questo periodo. Questa è un'altra notazione che appunto Mobius ha fatto per giustificare la sua aspettativa della crisi dietro l'angolo. Alla resa dei conti, la crisi finanziaria che ancora stiamo vivendo è nata fondamentalmente dalla deregolamentazione dei mercati, anche dei derivati. Assolutamente sì, e dall'incapacità di valutare dei derivati che a loro volta fossero come una sorta di grande spezzatino di altri derivati che si perdono magari in 6-7 strutture diverse. Cioè, i derivati sono di due tipi, come ho detto prima, diciamo su borse quotate e non, ma questi due tipi di derivati hanno anche due diverse garanzie. Cioè, i derivati quotati hanno una sorta di cassa di compensazione che subentra al fallimento di uno dei partecipanti, gli altri derivati no. Quindi sono derivati che, oltre ad incorporare un rischio per la strategia, un rischio per la loro comprensibilità, incorporano anche un fortissimo rischio emittente, come è stato AIG per esempio, che obbligano poi uno Stato sovrano ad intervenire per salvare un gioco che interessa a pochi, cioè che non ha nessun valore sociale o nessun merito. Istat informa che il tasso di disoccupazione in Italia cala al 8,1% dal 8,3%, il calo è a aprile, 8,3% era a marzo.
L'Istat dice anche che però non solo cala il tasso di disoccupazione, ma cala anche l'occupazione. Ad aprile si contano 71.000 occupati in meno, lo 0,3% rispetto a marzo. Il calo arriva dopo il forte aumento del mese precedente. Inoltre, a confronto con aprile 2010, l'occupazione rimane sostanzialmente stazionaria, meno 0,1%, sono 30.000 unità in meno. Il tasso di disoccupazione è pari di occupazione, scusate, è pari al 56,9%, in calo di 0,2 punti percentuali su base mensile e anche su base annua. Ad aprile quindi scendono sia l'occupazione che la disoccupazione come conseguenza, dicono dall'Istat, di una minore partecipazione al mercato del lavoro. Il dato sulla disoccupazione giovanile rimane particolarmente sottolineato, 28,5% ad aprile dal 28,6% del mese precedente. Allora, quando calano tutti e due i lati, occupati e disoccupati, vuol dire che si è entrati in una di quelle famose finestre pensionistiche in cui sono stati messi tutti in linea per farli uscire dal mercato del lavoro assieme. Una volta uscivano mese per mese, adesso trimestralmente c'è questa finestra di uscita che crea uno scalino sulle statistiche. Ma al di là di questi piccoli particolari che riguardano sempre la seconda cifra decimale, direi che sono state anche le elezioni comunali a dire che in Italia c'è qualcosa che non sta funzionando, cioè, quindi che c'è uno stress sociale molto molto elevato che copre sia la fascia dei disoccupati ma anche la fascia degli occupati, quindi i dati con ogni probabilità sono addirittura meno rosei, se così si potrebbero definire dati rosei, che fanno pari e patta con il periodo precedente. Quindi l'Italia sta per affrontare un disagio sociale espresso che avrà bisogno di soluzioni in tempi molto brevi. Aveva avuto per l'appunto un primo segno di risveglio. Vedremo se la cosa è destinata a continuare. Vedremo. Roberto Mandante, grazie.